entrare dal grande portone che separa il mio passato da quello che sarei diventato. Quella è la sfida a cui sarei stato sottoposto. Il maestro lo sapeva, e nonostante non avessi ancora potuto vedere il suo volto, mi fidavo di lui. Le sue parole, infatti, mi avevano fatto intuire la vera natura di quello che avevo fatto finora. Ma purtroppo in tutto ciò che riguardava il mio prossimo passo era criptico, distante, come se nemmeno lui fosse sicuro di quello che mi sarebbe successo una volta varcata la soglia. Ho paura. Ogni uomo ha paura. Anche voi l'avevate? Credo di sì. Cosa troverò una volta varcata la soglia? Pace, morte, vita, caos. Un uomo che racconta storie mitologiche sul mondo. Una tartaruga che sorregge l'universo permettendoci di respirare. Una rana che vuole imbrogliarti. Ed un gufo che risponde ad ogni domanda che gli viene posta al contrario. Troverai tutto ciò. Forse niente di ciò. In fondo, io non ricordo. Non ricordo nemmeno chi fossi. Osservo il portone, dimenticandomi di come ero arrivato lì. O meglio, ricordandomelo tutto d'un fiato. Le foglie cadono ancora? Mi chiesi mentre mi ricordavo di lei, del giorno in cui la conobbi, del giorno in cui mi sussurrò all'orecchio il segreto più grande. Ehi, siamo vivi. Vedo mio figlio, mentre gli uccelli in cielo creano colori che non pensavo potessero nemmeno esistere. Li vedo insieme, mentre la mia paura quotidiana li allontana. Perché cerchi il calice della vita quando la vita è davanti a te? La sento cantare la nostra canzone, mentre formula al contrario la domanda a cui mi sono già dato una risposta. Ora devo entrare. We'll be right back.
Quando esco, capisco, ricordo, mi tocco il volto, mi tolgo la maschera, nascondendo quello che agli occhi di me stesso mi aveva reso un maestro. Ricordo, respirando e rigettando la paura. Amore, noi andiamo a portare il piccolo alla partita. Aspetta, vengo anch'io. Davvero? Pensavo dovessi... No. Non più.